settimana parleremo di superfici regolari. Di superficie regolare. Una superficie regolare di R3 è un'applicazione Φ tende a un D appartenente a D, dove D è un dominio connesso di R quadro, associa Φ di un P appartenente ad R al cubo. Quindi Φ ha tre componenti, Φ1, ognuna delle quali è funzione di 2π, P1 di 1π, P2 di 1π, P3 di 1π appartenente a R al cubo, dove, ho detto prima, D è un dominio connesso di R4. Φ è di classe C1 di D. 3. La resezione di Φ all'interno di D è una applicazione iniettiva. Quattro, la rada parziale rispetto a un di Φ del punto V, il prodotto vettoriale, la rada parziale P rispetto a V del punto V è diverso dal ritorno 1 per ogni QP appartenenti all'interno di D. D'accordo? Quindi l'epilogante, cos'è una superficie regolare di R3? È un'applicazione definita su un dominio connesso di R4, quindi in funzione di due variabili Q e B, e da valore in R3. Quindi Φ e B ha tre componenti, ognuna delle quali è una funzione di D in R. Φ1 di un B, Φ2 di un B, Φ3 di un B. Quali sono le proprietà? D, come abbiamo detto, è un dominio connesso di R4. Φ
Φ è di classe C1. Cosa vuol dire che di classe C1? Che le funzioni Φ1, Φ2 e Φ3 sono funzioni di classe C1. Φ, la restrizione di Φ all'interno di D è un'applicazione iniettiva. E inoltre, la derivata parziale di Φ rispetto a U nel punto V, prodotto vettoriale della parziale di Φ rispetto a D nel punto V è diverso dal vettore 1. Che cosa intendiamo con questo simbolo, ragazzi? Che la derivata parziale di Φ rispetto a U nel punto V è il vettore che ha per componenti le derivate parziali di Φ1 e le derivate parziali delle componenti. Quindi è la derivata parziale di Φ1 rispetto a U nel punto V, la derivata parziale di Φ2 rispetto a U nel punto V, la derivata parziale di Φ3 rispetto a U nel punto V. Si mette la derivata parziale di Φ rispetto a B nel punto V è uguale alla derivata parziale rispetto a B di Φ1 nel punto V. La parziale rispetto a B di Φ2 nel punto V alla parziale di Φ3 rispetto a B nel punto V. Le cose richiediamo che per ogni punto UV appartenente all'interno di D, la derivata parziale di Φ rispetto, cioè questo vettore, prodotto vettoriale, la derivata parziale di Φ rispetto a B nel punto UV sia diverso dal vettore 1. La 4 è equivalente a dire che il vettore della di Φ rispetto a U nel punto UV, la derivata di Φ rispetto a B nel punto UV sono linealmente indipendenti per ogni UV appartenente all'interno di D. D'accordo? Quindi 4 è 4 uguale a D, sì, per ogni UV appartenente all'interno di D, la parziale di D rispetto a un punto UV, la parziale di Φ rispetto a B nel punto V è 1 sistema di vettori linearmente per ogni V appartenente all'interno di B di D, questi due vettori sono linearmente indipendenti. Facciamo qui ancora. Poi ragazzi, si chiama insieme Φ di D, si chiama sostegno della superficie. Sostegno della superficie e lo denoteremo con S. Questo oggetto come per esempio il cappuccio, potrebbe essere il cappuccio di un fungo. Allora vediamo un poco
come si definisce il piano tangente ad una superficie in un punto del suo sostegno. Definizione del piano tangente a figli di figli di zero. Prendiamo un punto sia u con 0, prendiamo un punto sul sostegno di sul sostegno della superficie sia P appartenente al sostegno della superficie, quindi appartenente a Φ di T. Scegliamo P in modo tale che P appartenga a Φ dell'interno di D. Chiamiamo P0 questo punto, si prende un punto P0, questo è il mio punto P0 appartenente a Φ dell'interno di D. Cosa vuol dire? Che esiste nell'interno di D un punto P0 di 0, cioè esiste un punto di 0 di 0 appartenente all'interno di D, tale che P0 è uguale a P più 0 di 0. Questo è il vostro punto U0 di 0 appartenente all'interno di D e F di 0 di 0 è il vostro punto. Una curva regolare il cui sostegno è contenuto all'interno di D passante per il punto U0 di 0. Quindi questa è la serie A, questo è l'intervallo AB. Abbiamo questa applicazione, questa è la vostra curva, questo è il vostro esempio, il vostro sostegno nella curva. Questa è la vostra applicazione gamma e va dall'intervallo AB nell'interno di D e gamma è una curva regolare passante per il punto 0 di 0. Cioè cosa vuol dire che passa il punto 0 di 0? Che esiste passa il punto, cioè più precisamente sia uguale a V0, d'accordo?
possiamo fare la composizione di phi con gamma. Vediamo con chi sia. Sì, quale che a T appartenente alla B assolta phi di gamma di T appartenente ad S. Io cosa come dice? Prendo T appartenente alla B e associo gamma di T e vado a finire in D. A gamma di T gli associo phi di gamma di T e vado a finire sul sostegno della superficie. D'accordo? Allora, là, quando abbiamo definito il sostegno, abbiamo messo phi di D, deve essere phi dell'interno di D. Phi dell'interno di D o... No. Sostegno è phi di D. D'accordo? Però qua consideriamo dell'interno di D. Abbiamo preso, come si chiama? Che la nostra gamma, il nostro punto P con 0 è all'interno del sostegno. No. Si trova in phi dell'interno del di D. D'accordo? E abbiamo preso la nostra curva che va da A B nell'interno di D. Passare il punto Q0 di 0. Ragazzi, scegliamoci al componente qui, se no non ci conviene scriverlo così. Esplicitiamo questo qua, A più 1 di T, gamma 1 di T, gamma 2 di T, più 2 di gamma 1 di T, gamma 2 di T, più 3 di gamma 1 di T, gamma 2 di T. Sia questa applicazione che a T appartenente a B associa phi di gamma di T, questo ha perfettamente senso, d'accordo? Questa è ovviamente è una curva di DL3 passante per il punto P con Z. Sì, è una curva di L3 con sostegno contenuto in phi dell'interno di D, quindi in particolar modo il sostegno contenuto in S, questo è contenuto insieme contenuto in S. E passante per di conseguenza. Infatti, se calcolate psi del punto di conseguenza, questo è phi di gamma di t con 0 che è uguale a phi di 0 di 0 che è uguale a p con 0. Vi trovate ragazzi? Quindi phi è una curva di R3 perché la composizione di due, questa applicazione va dall'intervallo a B in R3. La composizione di due funzioni continue a funzioni continue, quindi la curva di R3. Il sostegno è contenuto in phi per costruzione dell'interno di D, che è contenuto in S, quindi il sostegno si trova nel sostegno di S di questa curva. E oltrepassa per phi con 0, infatti mi calcolate psi di T con 0, questo è che phi di gamma 0 T con 0, ma gamma di T con 0 è U0B0 e phi di U0B0 è proprio uguale a T con 0. Quindi questa è una curva. Per esempio, fatta così. Il sostegno, questo è il sostegno della curva, è stata questa superficie. Facciamo vedere che psi è una curva regolare. Psi è una curva. È una curva regolare.
è anche una curva regolare. Cosa vuol dire la curva regolare? Da calcolare la derivata prima, fare che questo vettore non sia nulla mai, d'accordo? Calcoliamo la derivata prima di psi. Come si calcola la derivata prima di psi? Ragazzi, dobbiamo calcolare le derivate di tutte le componenti. Sa calcolare la prima componente? È una funzione composta. Come si calcola la derivata? Dobbiamo calcolare la derivata di Φ1 di gamma 1, Φ1 di gamma 1 di t, gamma 2 di t. Chi è la derivata? E la derivata rispetto a U di Φ1 nel punto gamma di t. Per la derivata, dobbiamo comprendere la curva per gamma 1 primo di t, più la derivata di Φ1 rispetto a V nel punto gamma di t, è la derivata della seconda componente della curva, per la derivazione delle funzioni composte, d'accordo? Similmente calcolare le derivate delle altre componenti della curva. La seconda componente è la derivata rispetto a U di Φ2 nel punto gamma di t per gamma 1 primo di t, quindi la derivata rispetto a t di Φ2 del punto gamma di t per gamma 2 primo. Questa è la seconda componente. La terza componente, la derivata rispetto a u di Φ2 del punto gamma di t per gamma 1 primo di t più la derivata rispetto a v di Φ3 del punto gamma di t per gamma 2 primo. Questo è psi primo di t. D'accordo? Ma posso, come posso scriverlo anche? Lo posso scrivere come gamma 1 primo di t tra derivata rispetto a u di fi nel punto gamma di t più gamma 2 primo di t tra derivata rispetto a v di φ nel punto gamma. Vi trovate, ragazzi? Se esplicitate le componenti di questo vettore, le componenti di quest'altro vettore, fate il prodotto scalare del vettore, fate la somma, ottenete un vettore circolare. Questo lì. D'accordo? Trovate tutti quanti? Non è altro, non ho scelto questo, non ho fatto altro che riscrivere questo. D'accordo? Ragazzi, andiamo come questo vettore. Gamma di t per costruzione, gamma di t appartiene all'interno di d. D'accordo? La radio di φ rispetto a u, la radio di φ rispetto a b, calcolate in un punto dell'interno di D. Come sono sui vettori abbiamo visto? Sono due vettori linearmente indipendenti. D'accordo? Abbiamo visto che sono due vettori linearmente indipendenti. Quindi la radio di φ rispetto a u nel punto gamma di t, la radio di φ rispetto a b nel punto gamma di t costituiscono un sistema di vettori linearmente indipendenti. Perché? Perché gamma di t per costruzione interna a D. E abbiamo visto che per ipotesi, per definizione di superficie, abbiamo questa condizione, abbiamo cancellato, la questione la elevata di T rispetto a un punto UB, vettore elevata di T rispetto a D UB è diverso dal vettore 1, però ogni punto di D appartenente all'interno di D. Questa è la condizione numero 4. Vi ricordate? Questo ci dice che questi due vettori sono linearmente indipendenti, però ogni B appartenente all'interno di D. Quindi per ogni T appartenente alla B, questo vettore e questo vettore costituiscono un sistema linearmente indipendente. D'accordo? Vediamo questi due coefficienti, questi due scalari, gamma 1' di T e gamma 2' di T.
questi due coefficienti non sono mai entrambi nulli. Perché? Non può succedere che questo è uguale a 0 e questo è uguale a 0. Perché? Perché sono generalmente nulli. No. Non può succedere perché? Perché la vostra curva è gamma è regolare. È una curva regolare. D'accordo? Quindi gamma è regolare. Cosa vuol dire che gamma? L'abbiamo uscita da qualche parte. Gamma è una curva regolare. Cosa vuol dire gamma regolare? Che la derivata prima di gamma non si annulla mai. Quindi non può succedere che questi due vettori siano entrambi uguali a zero. Uno dei due è sicuramente diverso da zero. Quello che state facendo, ragazzi, è la combinazione lineare di due vettori linearmente dipendenti con due scalari che non sono entrambi uguali a zero, la combinazione lineare è diversa da due vettori. D'accordo? Quindi quella curva, abbiamo costruito la curva, effettivamente è una curva regolare. Ragazzi, in particolare è una curva regolare. Calcoliamo in particolare quanto va psi primo del punto P con 0 rispetto gamma 1 primo del punto P con 0 per la derivata di Φ rispetto a U nel punto. Allora ragazzi, calcolaci psi primo del punto T con 0, chi è? La derivata di gamma 1 nel punto T con 0 per la derivata di Φ rispetto a 1 in quale punto? Nel punto gamma di T con 0, ma gamma di T con 0 è 0 di 0. Più gamma 2 primo nel punto T con 0 per la derivata rispetto a di Φ nel punto con 0 di 0. Questa è la derivata di primo, è che è diversa dal vettore. Questa è la stessa per il diverso per ogni P appartenente. Questo è per ogni T appartenente ad A B aperto. Siccome T0 appartiene ad A B aperto, avete questa relazione. D'accordo? Quindi facendo un breve riepilogo, ho fissato un punto P con 0 su Φ dell'interno di D. D'accordo? Poi, P con 0 è immagine il punto U0 di 0 appartenente all'interno di D. Ho preso una curva gamma passando nel punto U0 di 0 con il sostegno contenuto nell'interno di D regolare. Ho fatto la composizione di Φ con gamma e cosa ho ottenuto? Ho ottenuto una curva passante per il punto P con 0 regolare e il cui sostegno è contenuto in Φ di D con 0, infatti è contenuto in S. Ragazzi, può dimostrare la nostra regola che passando il punto T con 0, P con 0 come ho fatto adesso in Φ di D con 0 e preso una curva di R3 passante per P con 0 e con il suo sostegno contenuto in Φ di D con 0, questa curva localmente è di questo tipo, può essere scritta in questo modo che abbiamo fatto adesso. Non lo facciamo questo fatto, ma assegnate una curva di R3 passante, una curva regolare di R3 passante per P con 0 con il sostegno contenuto nel sostegno della superficie, questa localmente può essere rappresentata in questo modo. Ragazzi, una definizione abbiamo definito, il piano tangente, facciamo un'altra osservazione. Scriviamo l'equazione della retta tangente alla curva psi, d'accordo? Passante nel punto P con 0. Posso lanciare questo? Le copiate? Equazione
dell'azione. L'equazione parametrica. Della retta tangente a sì in con 0. Mi ci piace l'equazione. Di questa retta, d'accordo? Abbiamo scritto. L'equazione tangente a psi nel punto P con 0. Chi è l'equazione della retta? Abbiamo visto? L'applicazione che a tau appartenente a associa P con 0 più tau psi primo nel punto psi primo nel punto P con 0. Questa è l'equazione della retta tangente. E non è altro P con 0 più tau gamma 1' del punto P con 0 per la derivata di phi rispetto a 1 del punto P0 di 0 più gamma 2' di P con 0 per la derivata rispetto a P del punto P0 di 0. Questa è l'equazione della retta tangente a psi alla curva psi nel punto P con 0. Ragazzi, questa retta giace nel piano alfa beta appartenente a R4 associa P0 più alfa elevato rispetto a U di phi punto di 0 di 0 più beta avrà rispetto al B di phi nel punto con 0 di 0. Questa retta giace in questo piano. Infatti, se prendete, ragazzi, alfa uguale a questo qui, tau per gamma primo gamma 1 prima t con 0 e beta uguale tau per gamma 2 prima il punto t con 0, vedete questo. In questa retta si trova in questo piano. Questo piano, ragazzi, siamo in questo piano. Questo piano non dipende più dalla retta, vedi, questo non dipende più dalla curva psi. Mentre la retta dipende dalla curva psi, guardate questo edificio. Questo piano non dipende più dalla curva psi, d'accordo? Dipende soltanto dal punto P con 0 e da phi e da phi, d'accordo? Se voi vedete tutto il discorso, invece di prendere questa curva qui, prendete, costruite in questo modo, ripetendo tutto questo discorso, ricostruite un'altra curva passando dal punto P con 0 e ricostruite la retta tangente alla curva del punto P con 0. La retta tangente, tutto si ripete tale quale, la retta tangente starà sempre in questo piano, d'accordo? Tutte le rette, comunque prendete una curva regolare passando da P con 0, costruito in questo modo, d'accordo? Considerate la retta tangente alla curva nel punto P con 0, la retta tangente giace in questo piano. Allora noi definiamo, teniamo questo piano, piano tangente alla superficie in P con 0. Questo piano si chiama piano
tangente alla superficie phi in pi con 0. Quindi è chiaro il discorso? Prendete il punto pi con 0 interno a destra. Considerate una curva regolare passante per il pi con 0, il cui sostegno è contenuto nel sostegno della superficie. Dove avete preso? Pi con 0 partire dal sostegno, ma in modo particolare è immagine tramite il fi di un punto interno a D con 0. Costruitevi una curva. Questa curva localmente la potete rappresentare nel modo che abbiamo descritto adesso. Prendete la retta tangente a questa curva del punto P con 0, questa retta giace in questo piano, che non dipende dalla curva. Questo piano lo chiamiamo piano tangente alla superficie in P con 0. D'accordo? Cioè, Morrone, vedete ragazzi, questa è la vostra superficie. D'accordo? Questo è il vostro punto. Prendete questo, è il vostro punto della superficie. Prendete una curva che passa per la superficie, la retta tangente sarà questa qui. Prendete un'altra curva passante per questo punto, la retta tangente sarà giace sulla superficie, la retta tangente sarà questa. Prendete un'altra curva, sarà questa. Ma tutte queste rette saranno tutte nello stesso piano. Questo piano lo chiamiamo piano tangente alla superficie nel punto. Vediamo un altro modo per descrivere questa è l'equazione parametrica del piano. È l'equazione cartesiana del piano. Questo è un piano, passa nel punto P con 0, è individuato da due vettori, la radio di phi rispetto a 1 nel punto 0 di 0 e la radio di phi rispetto a V nel punto 0 di 0. Quindi voi avete due vettori che sono linearmente indipendenti. Questo individuano un piano, d'accordo? Come posso descrivere questo piano? Posso prendere un vettore ortogonale a questi due vettori linearmente indipendenti. Quindi ho questi due vettori linearmente indipendenti. D'accordo? Questo per esempio è la derivata di P rispetto a 1 del punto 0. Il 0, questa è la derivata di P rispetto a 1 del punto 0. E ho il piano individuato da questi due vettori, passando per P con 0. Mi prendo un vettore che è ortogonale a questi due vettori. Per esempio, vettore ortogonale da prodotto vettoriale. Se mi considero la derivata di phi rispetto a 1, che è di 0, che è la derivata di phi rispetto a b, 0, 0. Questo è un vettore ortogonale a questi due. Vedete questi due vettori? Costruite un vettore, questi due vettori realmente indipendenti, costruite un vettore ortogonale. D'accordo? Quindi da che il piano come lo potete rappresentare? Chi sono i punti? Sono i punti x, y, z, tale che se collegati i punti x, y, z al punto p con 0, questo vettore deve essere ortogonale a questo. D'accordo? Questo è un altro modo per rappresentare il piano tangente. Quindi il piano tangente va descritto. Piano tangente a phi in phi con 0 può essere descritto come insieme copi x, y, z appartenente alle pari di x, y, z meno pi con 0. Ma pi con 0 chi è? Pi di 0 di 0. Prodotto scalare. La derivata di pi rispetto a 1 è punto di 0 di 0. Prodotto scalare, la di pi rispetto a 0 è punto di 0 di 0. È uguale. Equazione
Cioè ragazzi, prendo un punto qui nel piano, x, y, z. Il punto, o il piano di quadrato, questi due vettori sono lineamente indipendenti. D'accordo? Prendo un punto x, y, z. Questo sta nel piano, se soltanto se considero il vettore, questo è il punto p con 0, d'accordo? Il vettore x, y, z meno p con 0, questo vettore è ortogonale al prodotto vettoriale di questi due vettori. D'accordo? Questa è l'equazione del piano tangente. Quindi ragazzi, questo vettore cosa rappresenta? Un vettore ortogonale al piano tangente. Se lo normalizziamo, cioè se lo dividiamo per la sua norma, questo adesso è un vettore di norma unitaria ortogonale al piano tangente, si chiama per definizione versore normale alla superficie del punto P con 0. Questo è stato fatto, però state attenti, per ogni punto P0 immagine tramite un punto 0P0 appartenente all'interno di D. D'accordo? Tutto questo perché noi sappiamo che per definizione i vettori laterali F rispetto a U e F rispetto a V sono lineamente dipendenti nei punti U0P0 interni a D per definizione di superficie. Questo, in conclusione, assegnato superficie regolare e preso un punto P0, preso un punto P0 uguale F0 di 0, con 0 P0 appartenente all'interno di D. Questo piano si chiama piano tangente alla superficie del punto P con 0 e questi persone normali alla superficie in T con 0. D'accordo? Posso cancellare? Degli esempi su queste cose. Superficie regolare
con D dominio connesso regolare di R4. Dominio connesso, mi vedete che vuol dire che la chiusura è un aperto connesso. Regolare, cosa vuol dire? Regolare nel senso di dominio regolare che abbiamo introdotto la settimana scorsa, due settimane fa. D'accordo? Quindi la superficie regolare particolare dove il dominio, oltre ad essere un dominio connesso, è anche regolare. Nel senso, regolare nel senso introdotto due settimane fa. Ok. Superficie area di F è uguale all'integrale doppio su D della norma elevata di F rispetto a 1 del punto UD prodotto del quadrato elevato di F rispetto a D del punto UD e 1. Questa quantità si chiama area di D. Grazie, vabbè. Questo ha tutto senso perché D è un dominio regolare del piatto. Questa è una funzione continua. Perché? Perché Φ è di classe C1. Quindi le elevate di Φ rispetto a U rispetto a V sono funzioni continue. Infatti il conto vettorale è una funzione continua e calcolate la norma è una funzione continua. Quindi state integrando una funzione continua su un dominio regolare. Abbiamo visto che le funzioni continue sono funzioni integrabili su dominio regolare. Quindi questo è perfettamente questa si chiama l'area di F. Adesso facciamo una breve pausa e poi cerchiamo di giustificare questa definizione.